Scriverti è facile, è veloce per uno come me. Cari amici telespettatori, oggi un appuntamento importantissimo. Ci troviamo a Napoli e non poteva mancare quest'oggi l'appuntamento con la Fiera del Disco. Noi che siamo amanti della buona musica, siamo amanti della cultura musicale, oggi Napoli accoglie per due giornate, quindi nel weekend, sabato e domenica, la Fiera del Vinile. Veloce o lento, appena smetterò di domandarmi. Sono le 16 in punto in questo preciso istante, siamo davanti allo sportello dedicato agli accrediti di stampa, ci troviamo come sempre a Napoli e siamo in attesa di entrare in quello che è il mondo della Fiera del Vinile e quindi andare a regalare emozioni e a ricevere emozioni da questa grande fiera. Parlo lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio, e non pensare a niente, a te ci penso io. Ci penso io. Abbiamo finalmente varcato la soglia del Palapartenope qui a Napoli e già si respira l'aria della grande musica, ovviamente incisa in vinile. Tanti gadget, tanti ricordi con i modelli del passato di quelli che sono i giradischi che tutt'oggi ovviamente servono ai grandi audiofili per riscoprire il calore della grande musica del passato del vinile. Noi adesso continuiamo, anzi partiamo da questo stand per raccontare quello che è la storia del vinile e di tutti gli accessori che hanno fatto la storia del vinile, ovviamente parlando del grande hi-fi di altri tempi. Con lei si respira un po' un'aria retro del grande calore della musica del vinile. Eh sì, la nostra passione è quella del vinile, ma anche della rivoluzione dell'alta fedeltà in genere, per cui proponiamo quello che è oggi il mondo della riproduzione sonora, ma il protagonista rimane sempre il vinile. Un vinile che adesso, nonostante l'uscita del CD, di tutta la tecnologia, torna comunque a rivivere dopo tanti anni, il mercato comincia a riproporlo. Sì, il mercato comincia a riproporlo, la domanda comincia, insomma, continua ad essere sempre più ampia, più alta e quindi questo con immenso piacere perché comunque il fascino del vinile è sempre in primis. Chi si affaccia a questo mondo e volesse così riscoprire il piacere dell'ascolto del vinile, un impianto medio, base per ascoltare la buona musica con il suo effettivo calore, da che cifre partiamo? Ma per un impianto già ben suonante che dia soddisfazione d'ascolto si può partire già dai 600-700 euro completo con diffusori e giradischi. In questo caso per esempio abbiamo un impianto che coniuga il passato e il futuro perché stiamo riproducendo con un giradischi attraverso dei diffusori Bluetooth, per cui senza cavo. Il giradischi suona ma non c'è collegamento via cavo tra il giradischi e il diffusore. Recupera un po' quello che era il vecchio compatto di una volta con i giradischi e i diffusori, però abbinandolo quelle che sono le esigenze della nuova tecnologia. Esattamente, quindi diffusori già amplificati che possono stare anche molto distanti dal giradischi, non c'è problema di collegarli via cavo e quindi diciamo che coniuga veramente il passato e il futuro, il presente più che altro. Ho visto anche qualcosa dove c'era nei giradischi anche la possibilità di trasferire su pennetta, ovviamente su pennetta tradizionali, quelle che oggi ovviamente coniuga la possibilità di portare la musica altrove e nei giradischi per incidere da vinile direttamente in pennetta. Assolutamente sì, adesso alcuni giradischi hanno l'uscita attraverso il cavo USB collegabile al computer e quindi si può tranquillamente trasportare il calore dell'analogico in formato file e portarcelo dove ci pare. Si scopre l'amore per la musica del passato, ovviamente con il calore del vinile in questa grande fiera. Sì, assolutamente sì, ma non solo del passato, anche del futuro, speriamo. Sì, infatti si dice che già il vinile comincia a ripopolare gli scaffali. Ma secondo me il vinile non è mai andato via dagli scaffali.
momento di stallo, diciamo così. Adesso sì, ci siamo incappati tutti, ma nel senso abbiamo comprato CD. Tanto da dove arrivi? Io vengo da Napoli. Da Napoli. Vivo in Penisola Sorrentina, ma sono di Napoli. Sei di Napoli. L'amore per la musica da quanti anni lo porti? Da sempre faccio il musicista, quindi figurati. Sono guaiato. Come noi, come noi. Qua c'è un gota di gente che ha tanti dischi, ascolta tanta musica e siamo veramente malati, per fortuna. Quindi, di una bella malattia. È una bella malattia, perché la musica è vita e la vita è musica. Assolutamente sì. Non è retorica. No, ma è il senso della vita che la. Diciamo, vivendo in musica è sempre tutta un'altra storia. Sì, proviamo a, come posso dire, seguire questa sinusoide che ci porta avanti. Qual è il genere che preferisci? Il rock in tutte le sue sfaccettature. Quindi suoni anche rock? Suono anche rock, sì. Buon divertimento. Ciao, grazie, anche a voi. Rock and roll. Buonasera, si comincia questo grande appuntamento dedicato alla musica del vinile. Voi da quanti anni trattate il vinile? 40 anni. Io avevo 10 anni e stavo con papà a vendere i dischi. Quindi una seconda generazione. Seconda generazione, perché i dischi, il vinile è vita. E se manteniamo sempre giovani la musica. Questo è vero. Ma parliamo di evoluzione e involuzione del vinile. Ha avuto un momento di stallo, adesso che ripresa? Diciamo sta salendo abbastanza, perché ascoltare il vinile è sempre più bello del CD. Sì, il CD è una musica più digitale, più piatta, più finta, diciamo, rispetto al calore. Sì, perché il vinile è sempre più bello da ascoltare, va bene un piatto buono, una puntina bene, e vinile è vinile, stop, e vinile è grande. Va trattato con delicatezza come una donna, perché se si graffia e salta prende così come una piuma. Ecco qua, così. Qual è il pezzo più prezioso che avete nella vostra collezione? Ma c'è un po' di colonne sonore di film. C'è questo qua, Angeli Bianchi, Angeli. Su che prezzi ci aggiriamo, i pezzi più importanti? Ma da 50, 30, 70, su e giù. Quindi diciamo che sono tuttora prezzi abbordabili. Sì, sì, perché io chi ama la musica, io non faccio. Ma approfitto, diciamo, sul vinile. Io sono contento, pure lo regalo un disco chi ama la musica. E allora da dove arrivate? Da Reggio Calabria. Com'è l'esperienza di vivere dalla Calabria qui nella campagna, questa esperienza musicale dedicata al vinile e non solo? Allora, guarda, noi siamo già il secondo anno che siamo qui presenti, sia come stand, sia come etichetta, come stand e come artisti. Quindi ci siamo trovati abbastanza bene e ci rimproviamo anche l'anno prossimo. L'esperienza con la vostra etichetta che risultati dà in un palcoscenico di questo genere? Vabbè, diciamo che questo è un palcoscenico molto, molto visibile, anche perché oltre, diciamo, un palco del genere, non so se avete visto che palco che c'è, tutta la gente che viene, e poi si fa molti affari, sinceramente. Quindi non ci resta altro che augurarvi buon lavoro e farvi un in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo, come si dice. Intanto ben trovata. Grazie. Senti, io ho visto che tratti molta hip hop nel tuo stand. Com'è il ritorno del vinile con la musica hip hop? È buono, perché nell'hip hop il vinile è parte integrante, quindi c'è molta richiesta e in pochi la vendono hip hop in modo completo. Nonostante il CD, le pennette che ormai si utilizzano per diffondere la musica, il vinile resta sempre la prima passione. Sì, rimane sempre il supporto più completo e bello, no? In fondo. Quali sono gli artisti che sono più richiesti qui nell'ambito della musica hip hop che voi avete? Beh, artisti italiani, magari ristampe anni 90, non so, Neffa, OTR, Fabri Fibra, il vecchio Fabri Fibra, e rap americano di tutti i tipi, insomma, si spazia molto.
spazia molto. Con la musica emergente, qual è la più richiesta qui al momento? Sempre in ambito... Sì, hip hop. Ma non so, di quelli nuovi mi viene in mente Joey Badass. Saprei Claver Gold di Italiani. Non so, due nomi, dico, magari più all'avanguardia. And you're shooting. This is history in the making. They say he don't rap no more. They say like LeBron, he ain't got the heat no more. They say he ain't street no more. But like Jay say, how sick am I? I wish him health for sure. But I'm cool with it. Had the fool with it. Went to one of my own neighborhoods and built a school in it. It's crazy, baby, the way the 80s made me. I thank God every day that music saved me. I thank my mom for all the visions she gave me. I thank Miami for the way you raised me. I'm a bad man. Give it to me, baby. I'm a bad man. That's right. Negli stand quest'oggi non si respira solo l'aria del vinile, ma anche l'aria delle magliette, che naturalmente raccontano un po' il passato dei DJ, quindi rapportando un po' il vinile del passato. Assolutamente sì, questa è una nostra specialità, queste magliette sono molto particolari perché ci riportano dietro nel tempo a farci rivivere quegli anni. Quindi rappresentano un po' quello che era il modo di vestire e di abbigliare del DJ che arrivava in discoteca o nei locali. Assolutamente sì, proprio questo è il bello. Da quanti anni svolgi questa attività? Diciamo che questo è il primo anno e mi piace un sacco, veramente è una mia passione. Come hai riscoperto il piacere di rappresentare il passato con le magliette? Diciamo che a me piace la musica del passato e ho trovato utile conciliare l'abbigliamento con i dischi in vinile. Cosa abbiamo comprato di bello qui alla Fiera del Vinile? Veramente adesso io scambio o vendo, perché io sono un collezionista di 30 dischi. Cosa hai di raro da scambiare quest'oggi? No, un disco coreano che o scambio o vendo da qualche amico per uno scambio reciproco, diciamo. È un 30 dei giri dei Queen. Io sono un collezionista, anche uno dei più grandi, diciamo, più dal sud, oltre Ferdinando Frega, che lui è di non vorrei sbagliare, di Cosenza. Siamo amici e abbiamo collaborato, siamo qui sempre, io con Claudio Tassone che fa parte del Queen Italia. E niente, pezzo più raro? Quello, ce ne sono poche copie in Italia e ce l'abbiamo io e qualcun altro, che sarebbe la Night at the Opera dei Queen, che è edizione malaysiana. Di mia conoscenza so che ce ne sono solamente due, il mio e quello di un altro collezionista. Per gli amanti del collezionismo, un disco così raro che prezzo potrebbe avere sul mercato? Dipende dall'appetito che uno ha. Copie di quello che ho detto io, di questa mia edizione, costa anche 400-500 euro. Il pezzo più importante che tu hai nella collezione quanto potrebbe valere? Questo e anche dei booklet, che sono dei piccoli mini CD, che costa sul mercato anche quello 400-500 euro. C'è molto materiale, dai vinili, anche soprattutto chi è un collezionista, un puro collezionista, riesce comunque a spendere anche parecchi soldi. Ultima domanda, un collezionista come te che spazi ha a disposizione per, diciamo, come quantità a casa? E ci vuole una parete attrezzata, ci vuole materiale, ci vuole sia anche per coprire, per proteggere i vinili, per catalogarli, per metterli comunque ben disposti in modo che non si invecchino, in modo che comunque non si usurino, che non si deformino. È un passatempo che richiede dedizione, tempo e anche investimento economico. Certamente. Caro Caligiuri, quanti ricordi con i New Trolls? Questo te lo ricordi alla radio, eh?
Quante ne hai fatte di solchi? Ne abbiamo solcato e risolcato, soprattutto, sai, con la canzone più bella. Questi sono anni, fine anni 70, primi anni 80. Non c'ero io. Però soprattutto il mitico brano che è quella carezza della vogliamo sera. Vogliamo un attimino intervistare qui la persona. Ovviamente lo faremo con piacere, perché vedendo un po' questa sera questo palcoscenico della grande musica in vinile, è come avere, come direbbe Vasco Rossi, un grande rewind musicale, per cui è sempre un piacere rispolverare i ricordi del vinile, soprattutto per noi che facciamo radio e televisione. Buonasera, da dove arriva? No, io sono della zona, provincia di Napoli. Da quanti anni, diciamo, ci smanetta in mezzo al mondo del disco in vinile? Ma lasciamo perdere, saranno 40-42. Si dice che c'è una ripresa nel mondo della musica in vinile, ovviamente. Come lei vede questa ripresa di mercato? C'è decisamente una ripresa, mi fa piacere vedere che dei giovani vengano qua a chiedere dei dischi in vinile, non il CD, che io non ho mai amato particolarmente, anche perché secondo me l'LP ha un suono molto più caldo, però comunque c'è sicuramente una ripresa, diciamo negli ultimi 2 anni in particolar modo. Il genere musicale che viene più richiesto in vinile? Ma il genere più musicale, io direi più che il genere, sono i nomi, molto i Pink Floyd, Pino Daniele soprattutto qui a Napoli, Renato Zero, De André. Questi sono i nomi principali, Vasco Rossi naturalmente, i Led Zeppelin. Diciamo che giochiamo un po' in casa con la musica italiana, perché parliamo di grandi nomi ovviamente qui del napoletano. Sì, naturalmente, Pino Daniele su tutti, insomma, da un'ora praticamente mi avranno chiesto perlomeno 10 dischi Pino Daniele diversi. Il grande Pino ha lasciato un solco indimenticabile nel grande mondo della musica cantautoriale italiana, e quindi è giusto, vivendo a Napoli o arrivando a Napoli, oltre alla Sfogliatella e al Babà, ricordare Pino Daniele, i grandi artisti napoletani, è la cosa principale. Sì, senz'altro, ci mangiamo la Sfogliatella col sottofondo di Pino Daniele. Buonasera. Cosa sta cercando di bello in questo mondo del vinile? Qual è il pezzo che cerco pezzo raro, data la mia età cerco solo i ricordi. Ricordi, quindi anni 60. La musica dei ricordi, il rewind della vita. Quali sono i brani che la fanno rivivere nei suoi ricordi? Ecco, i personaggi della musica italiana soprattutto che l'hanno affiancata nella sua giovinezza. Ma come musica italiana in verità io ho spaziato dalla musica classica come canzone, però dai vari Claudio Villa, all'epoca Rabagliati eccetera, poi ai primi cantanti stranieri che si sono affermati in Italia negli anni 60, Peter LaClark, Beatles. Ai Beatles successivamente, sì. Tanto è vero che sto acquistando adesso la collana edita da De Agostini, con uscite settimanali del vinile 180 grammi in edicola. Sì. E adesso invece cosa si aspetta di trovare? Un po' di vecchiume che mi faccia ringiovanire. Buonasera. Cosa state cercando di bello qua, come ricordi del vinile? Stiamo dando un'occhiata per cercare qualcosa, insomma, che ci ricordi i vecchi tempi. Qual è la musica che vi ricorda i vecchi tempi? Personalmente io sono un background abbastanza heavy, quindi più sul metal vado, però ascolto un po' di tutto, diciamo così. Attualmente, oltre l'heavy metal, quale altra musica ti affascina, ecco, ti attrae? Se è fatta bene, qualsiasi tipo di musica. Nella vita cosa fai? Lavori con la musica o sei solo un appassionato? Lavoro in tutt'altro settore. Quindi sei un appassionato? Sì, sono un appassionato. È la prima volta che ti approcci a questa fiera del vinile? Qui a Napoli sì, ho partecipato ad altre fiere, ma qui è la prima volta. Come l'hai trovata?
Tramite i miei amici. No, dico, l'hai trovata interessante? Ah, sì, sì, assolutamente. Sono appena arrivato, però sì. Dai primi sguardi direi che c'era molto interesse. Sì, sì, assolutamente. Cosa stai cercando di Cairo? New Wave post-punk. Cos'è? Come genere. Il genere che ti attrae musicalmente del passato, ricordando un po' il vinile? New Wave, sì. Vivi con la musica, lavori con la musica o ho una passione di collezionare qualche disco del passato? No, in realtà vivo di musica in generale. Sono una musicista, quindi è il mio genere. È il tuo genere, quindi lavori con il genere col quale lavori di più sul tuo mercato? Musica elettronica, New Wave, anni 80. Roba del genere. Il calore, sei venuta qua per riscoprire un po' il calore della musica attraverso il vinile? Eh sì. Hai trovato già qualcosa o sei arrivata da poco? Sono arrivata da poco, però insomma ci sono belle cose. E da dove arrivi? Da Succivo. Al Garden il buongiorno si vede dalla colazione, varia, ricca e gustosa. Garden, bar pasticceria, gelateria, yogurteria, creperia. A Gioia Tauro la pasticceria secca e fresca innovativa. Invitanti semifreddi monoporzione, torte moderne, torte cake design. Se vuoi puoi anche personalizzare la tua torta per ogni evenienza. E poi gelati per tutti in tanti gusti, tutto artigianale di nostra produzione con servizio per qualsiasi ricorrenza tutti i giorni. Sei invitato, hai un posto a sedere per gustare il gelato che più ti piace. Garden Bar, pasticceria e gelateria a Gioia Tauro, in via Veneto, con telefono 0966 57013, aperto tutto l'anno. Associato APGA, associazione pasticceri artigiani. Siamo all'interno del pastificio Gioia e siamo in compagnia di Agostino, uno dei titolari. Sì, siamo sul lungomare di Gioia Tauro, pastificio Gioia La Struncatura. Significa che produciamo pasta all'interno dello stesso stabile, siamo ristorante, pizzeria, pastificio. Qui potrete degustare le nostre specialità, quali la struncatura, piatto tipico della piana di Gioia Tauro. Per info e contatti potete contattarci direttamente tramite il nostro sito pastificiogioia.it oppure la pagina Facebook Pastificio Gioia La Struncatura. Graziano Tomarchio Productions firma i tuoi successi con il servizio giusto per te. Spot audio video televisivi, documentari, campagne promozionali aziendali web e televisive, redazionali per aziende, dirette web, riprese per eventi e format televisivi, noleggio internet satellitare, servizi fotografici con stampa immediata, campagne pubblicitarie con mezzi a vela. Graziano Tomarchio Productions. Contatti, pagina Facebook Graziano Tomarchio, 348 082 9948. News, video, notizie in anteprima, eventi, tutto questo è Calabria Reportage, un sito capace di soddisfare il tuo bisogno di informazione. Uno spazio in continua evoluzione che raccoglie aggiornamenti, servizi multimediali, approfondimenti e backstage. Calabria Reportage è la finestra che aspettavi sulle notizie. Calabria Reportage, l'informazione in un clic. Intanto buonasera, da dove arrivi e come ti chiami? Mi chiamo Antonio Turco e sono di Napoli. Antonio, vedo che hai una grande esposizione di musica del passato e non solo. Eh sì, diciamo che ci piace la musica da un bel po' di tempo, promuoviamo anche il vinile da un bel po' di tempo,
Negli ultimi tempi proprio a Napoli siamo partiti con un po' di tempo, possiamo partire dal 2012 con un programma che si chiama, dov'è? Si chiama Vinyl Session. Parte ogni, funziona ogni martedì con un DJ nostrani, cioè del posto, da giovani DJ a vecchi DJ già conosciuti che suonano nei club, sempre ed esclusivamente suonino sul vinile. E questa musica attraverso cosa viene proposta? Locali, radio? Sì, viene trasmessa online ogni martedì da questa radio che si chiama Radio Onda Web, si trova nell'incubatore di Pianura, è una radio giovane voluta da Francesco Palmieri e tutto lo staff di Radio Onda Web. Quindi questa radio, così, no, anziché mandare i brani, diciamo, in CD, la musica digitale, ha riscoperto il piacere della musica, del calore della musica del vinile. Sì, è diciamo il suono che affascina da millenni e quindi mai cambiare, sostenere la musica su vinile e continuarla a produrle. La vostra ricerca, dato che fate parte anche della radio, in che cosa si orienta come richiesta del pubblico che ascolta la radio? Allora, diciamo come pubblico c'è un bel po' di musica italiana, musica estera e c'è anche un gruppo che ascolta musica ricercata, di nicchia, che ha un ascolto abbastanza fino, diciamo. Ascolta, quant'è la ripresa del vinile ovviamente rispetto al periodo di stallo? Diciamo che negli ultimi anni si è ripresa di anno in anno del 50%, quindi c'è una crescita esponenziale del vinile e secondo me anno dopo anno sarà sempre più forte. Cosa stai scegliendo in questo mare musicale del vinile? Beh, sto scegliendo dei dischi a quanto pare, no? Sto cercando il disco bello in mezzo a tanti dischi che sono un'incognita per me in realtà, quindi devo capire qual è quello che mi piace, no? Tu su che genere musicale, diciamo, sei orientato come scelta questa sera? Beh, direi tutto quello che riguarda gli anni 70, gli anni 80, cose che hanno un po' di riferimenti, un'essenza che possa ricordare della musica composta in quell'epoca, però con qualcosa di diverso. Ho capito. E il tuo preferito degli anni 70 come autore italiano qual è? Eh beh, una domanda molto difficile, a questa direi che non posso rispondere. Intanto, come ti chiami e da dove arrivi? Allora, io mi chiamo Stefano e vengo da Caserta. Da Caserta. Stefano, come nasce il tuo amore per questo tipo di collezionismo? Diciamo che è una cosa familiare. Mio padre gestiva una piccola radio locale a Caserta e faceva il DJ, e quindi sono nato e cresciuto tra i vinili, tra queste cose. Esatto, tu invece di collezionismo da quanto tempo ti occupi? Io diciamo che facendo il DJ compro dischi in vinile da 14-15 anni. Noi siamo una piccola radio locale, una web radio ad Acerra che si chiama Radio MR e nella stanza dove appunto facciamo questa web radio abbiamo una saletta di dischi e vendiamo dischi, collezioniamo dischi e vendiamo dischi. E l'ascolto della musica lo proponete ovviamente in vinile, utilizzando il vinile o...? Diciamo che ci sono diversi programmi in radio, ognuno può venire a suonare nel modo che preferisce. Abbiamo un programma che si chiama appunto Solchi e Puntine come il nome del negozietto e facciamo programmi solo ed esclusivamente con supporto analogico. Quindi le persone possono venire a suonare qualsiasi tipo di musica, l'importante è che il supporto è quello vinilico. Esatto. Un mondo che affascina, un mondo che in netta ripresa. Sì. Diciamo che ultimamente sta ritornando molto questa cosa del vinile, le case discografiche stanno ritornando a stampare solo ed esclusivamente in vinile e sì, si sta riprendendo molto, siamo contenti. Tu quindi come DJ lavori con vinile nei locali oppure ti adatti con i supporti, diciamo, tecnologici di ultima generazione? Diciamo che senza girarci intorno ci siamo adattati un po' tutti, però io prediligo il supporto vinilico, preferisco suonare solo con il vinile, anche se in realtà ultimamente ti capita di andare spesso in qualche posto e non ci sono nemmeno i giradischi e quindi ti adatti con tutte le altre tecnologie.
Allora, mi ha incuriosito il titolo di questo libro che sicuramente hai scritto tu, sì, sì. Una vita tra i solchi. Una vita fra i solchi, che in effetti è un viaggio dei miei acquisti di vinile dal 71 al 79, ed è un viaggio che racconta, oltre ai luoghi dove ho acquistato, i negozi, i vicoli, ma dove ci si incontrano, ho incontrato varie aneddoti di curiosità che ho raccontato nel libro, che oltre a, a raccontare appunto ogni paragrafo quello che io ho incontrato nell'acquistare quel disco, quel particolare disco, ma anche altre curiosità che possono riguardare il vinile, sempre inerente poi. Regaliamone una di curiosità che è contenuta nel libro ai nostri amici telespettatori, la ai più napoletani carina. Ai napoletani regalo questo qua. Venga qui a Napoli nel 72, io chiesi un disco di Brian Howard, era un vicolo di Forcella, il ragazzo che aveva un commesso, aveva il suo commesso piccolo, disse al ragazzo: voglio, questo è il mio napoletano, piglia Gesù, che lo disco con Gesù Cristo e pago per te, perché per lui questo era Gesù Cristo, per noi era Gesù. Questa è una aneddota che racconta Dani, è molto simpatico, questo è uno dei più simpatici che racconto. Siamo qui nel grande mondo del vinile, dove si respira aria retro della grande musica, sia italiana che internazionale, ma siamo non con uno stendista, ma bensì con uno delle menti organizzative di questo evento. Abbiamo il piacere di parlare. Nicola Iuppariello, ciao, buonasera. Io sono il curatore dell'evento ormai dal 2008, quindi questa è la 18ª edizione che si fa di Disco Days. Come nasce l'idea di questo evento che sta diventando ogni anno sempre più importante? L'idea nasce per un'esigenza personale. Comprare i dischi qualche anno fa non era così semplice, gli eventi del settore non erano così frequenti come sono ora. Disco Days è stata la prima fiera del disco a Napoli, l'unica in Campania e forse anche nel centro-sud. Adesso le iniziative sono tante e evidentemente comunque noi siamo rimasti una fiera amata dal pubblico e anche dagli espositori che ci raggiungono da tutta Italia. Quanti sono gli espositori di questa grande fiera? Gli espositori sono 50, in pratica sono espositori di dischi, ma ci sono anche delle etichette indipendenti e tante altre realtà che gravitano a 360 gradi attorno al mondo della musica. Notavo che c'è anche un palcoscenico dove questa sera si stanno esibendo un po' tante voci nuove. Sì, abbiamo un programma ricco di iniziative, sia di presentazioni di album nuovi che di compilation, che in pratica di presentazioni legate alla cultura della musica, quali per esempio workshop dedicati alle copertine dei dischi più che alla promozione musicale nell'ambito del digitale, e altre numerose iniziative che sono tutte disponibili sempre sul nostro sito internet discodays.it. Qual è la richiesta che prevale ogni anno a livello di genere musicale? Qui diciamo tirando un po' le somme tra gli stendisti. Le richieste sono varie, c'è il prog italiano e inglese che in pratica è quello probabilmente più ricercato, ma abbiamo comunque tanti giovani che si stanno approcciando al mondo della musica e comunque ci sono tante nuove uscite che in pratica vengono fatte su vinile, quindi i generi musicali sono quasi tutti presenti qui, dal jazz alla classica fino a quelli più in pratica la musica italiana, la musica leggera, sono tutti ricercati. Il pezzo più importante che è uscito dalle collezioni qui in questo... La fiera è appena iniziata, quindi non lo so ancora. Dico negli anni scorsi. Ma negli anni scorsi i dischi dei Beatles, dei Rolling Stones sono quelli più famosi, più gettonati. Intanto in questo grande mondo della musica del vinile si incontrano non solo gli stendisti ma anche gli addetti ai lavori. Con chi abbiamo il piacere di parlare questo grande? Io mi chiamo Maurizio Imparato ed alleno talenti. Alleni talenti. Maurizio, so che quindi allenando talenti hai una grande cultura della musica, anche perché parlando prima, diciamo al di fuori delle riprese televisive, abbiamo molte note in comune riguardante il passato della grande musica. Grande tu armonia. Mi ricordavi il grande Pino Daniele, ma certo, non solo. Certo. Quali sono gli idoli che ti hanno così accompagnato nel tempo? Ma guarda, qui abbiamo, in questo Palapartenope, abbiamo avuto il piacere e avremo il piacere anche domani di vedere Lino Cannavacciuolo.
Lino Cannavacciuolo è uno dei più grossi violinisti italiani. Da 7 anni non faceva più dischi, ma solo colonne sonore per la Rai, e invece ho avuto il piacere di accompagnarlo nella sua campagna di crowdfunding, che abbiamo raccolto oltre 20.000 euro per fare la sua nuova produzione. Quindi quando nascerà la sua nuova produzione? È già uscita. Sì, possiamo dare un titolo, certo. come trovarla sul mercato? Certamente, il disco si chiama Insight, che è un viaggio interiore fatto insieme alle persone che amano la sua musica. Quindi la cosa molto divertente, quindi dicevo, il lavoro che io faccio è quello di allenare i talenti, perché molte persone non sanno oggi come realizzare il loro progetto, anche i grandi artisti, perché i grandi produttori ormai, se non sei Clementino, se non sei Rocco Hunt, se non sei non ti prendono in carico, anche se tu sei bravissimo dal punto di vista musicale, e quindi non ti resta, o meglio, non puoi fare altro che scegliere di farti aiutare da chi ama la tua musica. E questo è quello che abbiamo fatto con Lino, e abbiamo raccolto oltre 20.000 euro da 270 persone che sono i suoi fan. E quindi trasformi, e domani farò un workshop su questo al Disco Days, sul come trasformare un tuo fan in un tuo coproduttore, che è una cosa molto interessante ed è estremamente attuale. Oggi c'è una piattaforma italiana che si chiama Music Racer, che si occupa proprio di crowdfunding per la musica, che è nata da uno dei fondatori di Marta sui Tubi, che lui qualche anno fa, da artista, si rese conto che c'era un problema nel mondo della musica e ha trasformato questo problema in un'opportunità, creando una piattaforma. Perfetto. Un'altra domanda particolare: so che ovviamente, oltre ad aiutare gli artisti, tu stai portando avanti un progetto cinematografico. Certamente. In Italia stiamo preparando il primo film dedicato al mondo del vinile, che si chiamerà Vinilici, che nasce sulla scorta di un'altra campagna di crowdfunding fatta 4 anni fa sul primo libro che racconta il mondo del vinile. 4 anni fa il vinile sembrava finito, e invece insieme a questi amici che sono gli organizzatori del Disco Days è stato creato questo libro che si chiama Vinilici, nel quale si trovano tutti i collezionisti, tutti gli eventi, tutte le fiere, e sono nate e tutti i negozi che si occupavano di vinile e che quindi sono un po' usciti dall'ombra e hanno avuto modo di creare relazioni fra di loro. Oggi, dopo 4 anni, facciamo un passo avanti, che è quello di realizzare un film interamente dedicato al mondo del vinile, interamente pensato e prodotto in Italia e fatto grazie al sostegno delle persone che amano il vinile, quindi Vinilici Doc. Una delle radio leader della Campania, Radio Marte, presente a questo grande evento del vinile. Sì, siamo sempre stati molto vicini al mondo del vinile. Radio Marte è la radio ufficiale dell'evento, insieme a Radio Marte 2, quindi le gemelle che amano la musica, amano il vinile e hanno sempre creduto in questo segmento, scommettendoci, segmento che poi è cresciuto e poi è ritornato, e poi tutti adesso a dire viva il vinile, ma noi lo stiamo dicendo da parecchi anni, quindi viva il vinile, e meno male che ci siamo, perché lo amiamo davvero tanto. Qual è il genere che suonate di più, con più richiesta alla radio, diciamo, con il vinile? Vabbè, la radio oggi è broadcast, quindi accontenta i gusti degli ascoltatori, e sicuramente non suoniamo il vinile come non lo suona nessuna radio, anche se non è esattamente così, perché ci sono delle trasmissioni a cui chiediamo proprio di realizzarle in vinile. Ce n'è una, è Gianluca Manzieri, che va in onda tutti i giorni dalle 18 per un'ora circa, e il sabato pomeriggio interamente, tutto in vinile, però fondamentalmente il 99% della programmazione è in digitale. È in digitale, però il calore della musica in vinile, diciamo, ha qualcosa di... è una marcia in più. Sì, preferiamo rompere le puntine per avere quel colore, quel calore, piuttosto che rinunciarci. Sicuramente sì, insomma, è indiscutibile. Quest'oggi cosa ti aspetti di trovare, ovviamente scartabellando, ovviamente, nei ricordi di questo grande mare musicale del vinile? Dunque, io sono qui per lavoro, e quindi in quanto lavoratore sono pagato per essere qui. Cerco di non scartabellare, perché altrimenti ci rimetto sempre tutto quello che guadagno. Quindi alla fine cerco di andare via sempre con il minor numero di dischi possibile, perché altrimenti diventa controproducente esserci. Controproducente lavorare. Io cerco di stare lontano dagli espositori, perché altrimenti praticamente mi vado a vendere la macchina per comprare i dischi. Quello che ora devo fare mentre te ne vai. Allora, sono il cantante dei Guaira Project, sono Antonio Gaiazzo, c'è tutto il gruppo qui, che sono Vincenzo Di Girolamo alla chitarra, Gaetano Pomidoro alle percussioni, Vittorio De Sangro alle tastiere e Gianluca Russo al basso. Abbiamo fatto Verso le 9 di sera nella compilation Remembering Showman e Musella,
Abbiamo scelto di questo pezzo che ha avuto poco successo, perché in realtà pensiamo che sia una delle canzoni più importanti di Mario, perché lo caratterizzano e soprattutto descrivono parte della sua vita, una parte importante della sua vita. Dobbiamo rivalutare quello che non è ancora apprezzato. Esatto, esatto, ed è parte di tutto il nostro progetto musicale. In questo momento stiamo attendendo, perché pensiamo che dopo l'estate uscirà il lavoro discografico, ed è un lavoro discografico che mira i suoni del sud e a farli emergere al... Quali sono i vostri progetti come gruppo in questo 2017, in questa primavera estate? Ok, in questa primavera estate ci sono già delle date in cantiere, e da maggio fino a luglio abbiamo 4-5 date in molti locali napoletani, nel napoletano, e poi a settembre probabilmente uscirà il nostro lavoro discografico e da lì si riparte, da insomma. Lì si riparte a nuova vita, a cose belle, perché la vita il è bella. Il vostro genere, diciamo, musicale? Noi fondiamo i suoni del Mediterraneo con i suoni dell'America Latina, perché abbiamo un percussionista che, diciamo, è ferratissimo sul jazz cubano e sul latino, e un chitarrista jazz. La mia formazione è quella del parto dal Napolitan Power e da Mario Musella, e quindi insomma è questo. Un cocktail musicale tutto da gustare. Tutto da gustare, tutto mediterraneo e napoletano soprattutto. Al Garden il buongiorno si vede dalla colazione, varia, ricca e gustosa. Garden, bar pasticceria, gelateria, yogurteria, creperia. A Gioia Tauro la pasticceria secca e fresca innovativa. Invitanti semifreddi monoporzione, torte moderne, torte cake design. Se vuoi puoi anche personalizzare la tua torta per ogni evenienza. E poi gelati per tutti in tanti gusti, tutto artigianale di nostra produzione con servizio per qualsiasi ricorrenza tutti i giorni. Sei invitato, hai un posto a sedere per gustare il gelato che più ti piace. Garden Bar, pasticceria e gelateria a Gioia Tauro, in via Veneto, con telefono 0966 57013, aperto tutto l'anno. Associato APGA, associazione pasticceri artigiani. Siamo all'interno del pastificio Gioia e siamo in compagnia di Agostino, uno dei titolari. Sì, siamo sul lungomare di Gioia Tauro, pastificio Gioia, la spuncatura. Significa che produciamo pasta all'interno dello stesso stabile, siamo ristorante, pizzeria, pastificio. Qui potrete degustare le nostre specialità, quali la struncatura, piatto tipico della piana di Gioia Tauro. Per info e contatti potete contattarci direttamente tramite il nostro sito pastificiogioia.it oppure la pagina Facebook Pastificio Gioia, la struncatura. Graziano Tomarchio Productions firma i tuoi successi con il servizio giusto per te. Spot audio video televisivi, documentari, campagne promozionali aziendali web e televisive, redazionali per aziende, dirette web, riprese per eventi e format televisivi, noleggio internet satellitare, servizi fotografici con stampa immediata, campagne pubblicitarie con mezzi a vela. Graziano Tomarchio Productions. Contatti, pagina Facebook Graziano Tomarchio, 348 082 9948. News, video, notizie in anteprima, eventi, tutto questo è Calabria Reportage, un sito capace di soddisfare il tuo bisogno di informazione. Uno spazio in continua evoluzione che raccoglie aggiornamenti, servizi multimediali, approfondimenti e backstage. Calabria Reportage è la finestra che aspettavi sulle notizie. Calabria Reportage, l'informazione in un clic. Qual è il genere preferito? Rock. Sì. Quale disco hai scelto quest'oggi? Jeff Buckley, Beatles, Pearl Jam.
la musica è di una certa importanza, il prezzo più alto che hai pagato un disco oggi? No, oggi 25 euro. Diciamo, sono tutto prezzi abbordabili. Sì, esatto, sì, decisamente. Per arricchire la tua collezione cosa manca? Ne mancano ancora troppi, ne mancano tanti, manca ancora qualche classico, sempre dei Beatles, sono un po' settata su quel genere, insomma. Sì. Uno ama un qualcosa che porta avanti come progetto musicale, quindi certo, è giusto. Certo. Tu vivi con la musica, lavorando nel mondo musicale, oppure sei solamente un'appassionata collezionista? No, sono un'appassionata collezionista, sì. Vieni tutti gli anni qui a Napoli o è stata un'occasione particolare? No, a Napoli e due volte all'anno quando c'è il Disco Days, a ottobre e aprile, non manco da anni, ormai è tappa fissa. Si respira aria di musica, non solo in vinile, ma anche con tanti artisti e tante etichette discografiche, quindi tanta produzione. Abbiamo il piacere di avere Max Onorato di Alba Agency e Nilo. Nilo di Alba Agency Records, veniamo da Bari per assaporare un po' di buona musica. Esatto. Cosa vi ha colpito in questo panorama musicale? Innanzitutto tutto il mercato del vinile, perché pensavo, almeno per me, che fosse un po' più morto, sinceramente, che oramai è tutto digitale, tutto online, quindi insomma non credevo ci fosse tanta gente a vedere il vinile, insomma, a cercare dischi. Parlando di produzioni, dato che siete dei produttori musicali, quindi agenti, il mondo del vinile vi ha particolarmente colpito quest'oggi, quindi da produrre anche voi qualcosa in vinile, o siete fermi sul CD? Io in realtà sono anni che spero nella rinascita del vinile, perché sono un amante del disco originale. Spero di poter riuscire a produrre qualche ragazzo e qualche special in vinile, qualche packaging particolare. Qual è il genere che così, diciamo, ricercate di più nel mondo degli artisti emergenti? Ma no, qua un po' tutti, trap, rap, hip hop, R&B, quasi tutti i generi oramai, insomma, cerchiamo di non prendere tutti, insomma. Prendere un po' tutto il mercato. L'emergente che possa diventare una grande proposta. Esatto, l'emergente che merita, e quindi cercare di valorizzarlo al meglio. Quindi si guarda l'artista e non il genere in quel momento. Esatto, più l'artista. Sì, valorizziamo l'artista, non il genere in sé. Quest'oggi, tra le tante proposte che si alternano su questo palcoscenico alle nostre spalle, avete visto qualche ragazzo o qualche gruppo che potrebbe, diciamo, far parte della vostra etichetta? C'è un gruppo che ha suonato una mezz'oretta fa, sì, che ci interessa, però non diciamo il nome, insomma, siamo lì, lo stiamo inquadrando prima, vogliamo capire l'entità, la natura, quello che c'è sotto. Prima si scopre con l'ascolto, finché il vostro orecchio musicale possa essere così allietato dalla loro arte, e poi una volta sicuri, insomma, si fa il grande passo. Si fa il grande passo, si cerca di fare una proposta e di trovare un accordo per non buttarlo in mezzo agli squali che sono veramente ad ogni angolo nella musica, soprattutto qui in Italia. Quanti artisti ha la vostra etichetta attualmente? Attualmente 7, però ovviamente siamo sempre alla ricerca di nuovi talenti, nuovi volti e nuovi personaggi. Tra i vostri artisti avete qualcuno che pensate possa essere un futuro artista per Sanremo? Sì, ce n'è uno in particolare, si chiama Om, è il nome d'arte, è di origine indiana. E ha veramente tantissimo da dire e lo fa con sonorità veramente internazionali, e quindi diciamo che l'orecchio non si abitua mai all'ascolto, e quindi è un prodotto discografico a 360 gradi. I Shadong quest'oggi hanno dato un saggio della loro bravura qui nel mondo della grande musica, non solo oggi il vinile, le rappresentazioni musicali, ma abbiamo avuto il piacere di notare quelli che sono gli artisti italiani e non emergenti in questo grande palcoscenico della musica.
Parliamo un po' con la voce portante di questo gruppo e cerchiamo di scoprire come nasce la loro passione per la musica e cosa propongono ai loro fan. Ciao a tutti, noi siamo gli Shadong e facciamo un genere che è un misto di rock ed elettronica. E è interessante, diciamo, notare il fatto che noi abbiamo costruito la nostra carriera sul live, quindi sull'impatto con la gente, e siamo riusciti oggi a fare uno splendido connubio comunque con la fiera del disco, che oggi, ecco, è una cosa che passa un pochettino in secondo piano, il fatto della vendita dei dischi. Oggi non si vendono più dischi, e quindi noi abbiamo suonato alla fiera del disco, no? Un fatto curioso questo qua. Ho notato che avete fatto anche delle cover particolari dei grandi autori italiani. Sì, abbiamo fatto delle cover degli anni 80 in particolare, perché il nostro sound attinge a quelle sonorità, e le abbiamo rivisitate in chiave moderna, Shadong. Oltre a quello che abbiamo ascoltato, che ci ha fatto un po' ricordare Pino Mango e anche Rico Ruggeri, quali sono le altre cover che magari non avete espresso questa sera, ma che sono parte portante dei vostri concerti? Allora, una che mi viene in mente, che è quella che esce fuori dal coro, è quella di Adamo, La Notte, che facciamo sempre nella stessa chiave, e poi ovviamente, andando ad attingere al panorama internazionale, quella che è tutto il repertorio della new wave degli anni 80, quindi i Depeche Mode, i Duran Duran, i Soft Cell, i Cure, insomma tutti. Quando nasce la vostra formazione? Nel 2006-2007. I vostri territori, ovviamente, oltre quello campano, quali sono? Sì, noi suoniamo moltissimo chiaramente in Campania, suoniamo molto in Puglia, abbiamo suonato chiaramente in tutta Italia, fortunatamente, anche perché esistiamo da parecchio tempo, quindi giriamo da un po' di tempo, e per lo più però siamo attivi tra la Campania, la Puglia e la Calabria, spostandoci qualche volta anche un pochettino più su, cercando di rompere i muri che dividono il nord dal sud, insomma, non ci crediamo. I vostri programmi per questa primavera estate 2017? Vacanze. No, stiamo proponendo questo disco nuovo che è appena uscito, Vita Liquida, e siamo concentrati sulla promozione di questo disco, su portare in giro la nostra musica, dire quello che abbiamo da dire, quello che abbiamo da sentire, quello, farci sentire e farci vedere per come siamo, per quello che facciamo. Quest'oggi al Palapartenope non si respira solamente aria di musica, ma anche aria di novità, perché quest'oggi alla musica si affianca la fotografia, oltre che al vinile e ai CD. Con noi abbiamo una carissima artista che cattura i momenti focali dei grandi artisti e ce li ripropone belli e incorniciati. Abbiamo il piacere di parlare con Fabiana Privitera, salve. Fabiana, abbiamo visto veramente delle foto strepitose di Grazie. Grandi artisti. Come nasce questa tua passione di portarli in questa fiera del disco? Allora, sono davvero felice di essere stata invitata qui come ospite, perché devo dire, nella vita mi è capitato di essere al posto giusto, evidentemente al momento giusto. Avevo una macchina fotografica e sono riuscita a riportare alcuni momenti dei live più importanti che abbiamo avuto sia in Italia che all'estero. In Italia ho riportato il concerto dei Rolling Stones al Circo Massimo, quello di David Gilmour all'Arena di Verona, quello degli AC/DC a Imola, quello dei Depeche Mode a Bologna e tanti altri concerti. È bellissimo poter dimostrare a tutti oggi come la musica possa passare non soltanto attraverso il vinile, ma anche attraverso le fotografie. Eh sì, perché l'espressione catturata in un momento racconta molto di quell'evento che naturalmente hai catalogato, ovviamente attraverso le fotografie più importanti. Sì, questo è il concept principale della mia mostra, è proprio questo. La mostra ha un titolo, si chiama Live Lights, e l'obiettivo è quello di far vedere come ogni artista affronta il live in maniera diversa, a seconda di come sono montate le luci, di come è il palco, di come lui si sente in quel momento davanti al pubblico. I momenti più importanti di questa tua carriera fotografica, che magari hanno segnato momenti importanti della tua carriera? Allora, certamente le foto che ho scattato ai Rolling Stones hanno per me un posto nel cuore, perché Keith Richards rientra tra i miei chitarristi preferiti ed è stato un piacere avere dei riconoscimenti personali dalla sua pagina, che ha condiviso e pubblicato le mie fotografie, e anche quelle di Gilmour sono state apprezzate dal chitarrista stesso. Le fotografie in generale, anche le altre, AC/DC, Depeche Mode, e queste hanno avuto dei riconoscimenti da parte della testata di Rolling Stones Italia, che è una delle testate musicalmente parlando più importanti che abbiamo in Italia. Quindi, insomma, avere dei riconoscimenti sotto questo punto di vista è una bella soddisfazione. Intanto abbiamo con noi il vincitore di una
di un riconoscimento come collezionista. Sì. Intanto diciamo ai nostri telespettatori come ti chiami. Io sono Andrea De Luca e quest'anno compio 40 anni. Quindi festeggi i tuoi 40 anni con un sì. grande riconoscimento nel sì. mondo della musica come collezionista. Veramente, veramente. Anzi, l'anno prossimo festeggerò i 30 anni di raccolta di 78 giri, perché ho iniziato a quasi 12 anni a raccoglierli. Quindi per me è veramente un passaggio, uno step importante che ho vissuto, o forse precorso ai tempi, perché ho iniziato a 12 anni. Quindi senza nemmeno sapere che cosa stessi facendo, e adesso mi ritrovo ad avere circa 6.078 giri che pesano. Sono tanti. Il più importante dei tuoi 78 giri o del tuo disco in assoluto? Ma preferisco sempre citare un disco che per me è stato molto faticoso recuperare, ed è un disco che fu dedicato appunto per le elezioni della prima Miss Italia, che si chiamava 5.000 lire per un sorriso, ed è un'allegra canzone del 39, rigorosamente, perché poi non si poteva dire Miss Italia all'epoca, quindi era il più bel sorriso italiano, e quindi questa canzone era, ecco, fu la sigla della vincitrice, del coronamento della vincitrice, ed è un disco in rarissima emissione stampa, insomma. Quindi questo è quello che ho preferito. E, insomma, anche se di dischi difficili in questi anni ne ho raccolti tanti, anche perché poi i collezionisti più anziani hanno spesso riconosciuto il fatto che comunque sono stata una persona a loro molto vicino, per cui spesso ho avuto in dono da collezionisti che hanno raccolto magari già dagli anni 50 dischi di collezione, mi hanno omaggiato di dischi per loro importanti, e questo per me è, insomma, un grande vanto, ecco, sì, una grande soddisfazione sicuramente. Nel mondo del vinile, in questo palazzetto dove si respira l'aria della grande musica, la collezione non riguarda solo il disco, ma riguarda anche tutto ciò che ruota attorno al disco, in questo caso le riviste. Sì, infatti, vabbè, noi appunto siamo collezionisti di riviste e diciamo abbiamo collezionato negli anni tantissimi numeri di riviste più disparate, appunto, anche straniere, ovviamente non sono state in Italia, anzi la maggior parte sono straniere, quindi sono anche difficili da raccogliere e da collezionare. Tra l'altro è stato il nostro primo strumento ovviamente di comunicazione con questo mondo della musica, vale negli anni 70, no? Siamo insomma vecchietti. Comunque insomma, per noi è un piacere, soprattutto una passione, collezionare riviste e poter anche in qualche modo rimetterle in gioco. Quante riviste avete nel vostro archivio? Nel nostro archivio sono quasi un migliaio, voglio dire, ovviamente qua abbiamo qualcosa che possiamo mostrare in pubblico, altre cose sono private, sinceramente ce le teniamo un po' separatamente con grande... La rivista più preziosa che hai nella tua collezione, che non cederesti mai? Vabbè, riguardano Springsteen, sono i primi numeri di Times e Newsweek su quali è apparso Springsteen per la prima volta, sono stranieri, sono dei numeri importantissimi, quelle veramente non le cederei neanche se... Queste di cui tu ci parli, che prezzi di mercato potrebbero avere per un amante del collezionismo? Ma non so in effetti il prezzo di mercato, che quando noi le abbiamo avute in effetti erano ancora forse abbordabili, e comunque si parlava insomma di parecchi centinaia di euro, insomma, in ogni caso per un numero di rivista. Adesso sinceramente non lo so, onestamente non ne ho idea, cioè, perché noi siamo, ripeto, facciamo più per passione che per ovviamente questioni economiche. Nel mondo del vinile a Napoli, in questo mondo del collezionismo, troviamo una persona che di collezionismo e di editoria ne sa veramente tanto. Abbiamo con noi Ferdinando Fratarcangeli. Beh, correggo un attimo il nome, come sui manifesti, Fernando Fratarcangeli. Vabbè, piccola cosa, sì. Sono sempre io comunque. Dunque, sì, in effetti io ho iniziato tanti anni fa, quindi 30 anni fa, a ottobre faccio 30 anni di carriera, chiamiamola così. E quindi in 30 anni ne ho visti tanti, ho visto tanti dischi passare e tanti collezionisti. Quindi l'esperienza mi ha portato anche poi a dirigere questo mensile, che va molto bene, è molto seguito. 4 anni fa io l'ho rilevato anche come editore, quindi gli ho dato una struttura un po' diversa, un po' più aperto, non più molto tecnico, ma anche un po' d'attualità, e quindi la cosa è stata apprezzata dai lettori, quindi stiamo sempre in vendita, in aumento di vendita, perché sta piacendo anche questo inserto delle Hit Story Music,
che sta piacendo molto, perché poi verrà fuori un libro che raccoglie le classifiche di italiane di praticamente da 60 in poi. Quindi sono molto contento del mio lavoro, vedo che anche i lettori sono contenti, quindi 30 anni di attività, 30 anni di giornalismo mi hanno portato poi a questo, credo che più di questo non posso andare. Ovviamente il mondo degli artisti che sono presenti qui nel mondo del vinile a Napoli sono tanti. Con noi abbiamo Paolo. Paolo, cosa ci presenterai tra poco sul palco? Presenterò il mio lavoro, che è un lavoro dedicato alla grafica delle copertine dei long play, ciò che un tempo era considerato semplicemente un contenitore per riparare da graffi e quant'altro il vinile, invece secondo me è un modo interessantissimo per vedere l'evoluzione degli artisti, l'evoluzione della società stessa e soprattutto per godere ancora di più del prodotto che si è portati a casa, vale a dire l'adorato vinile. Anche perché tante copertine rappresentano opere d'arte. Assolutamente, ci sono stati anni, soprattutto gli anni 60, in cui il connubio fra moda, arte e musica è diventato veramente fertile. Basti ricordare il rapporto fra Andy Warhol e Velvet Underground o i Rolling Stones, fotografi come Robert Freeman e i Beatles. Le copertine sono davvero un momento in cui si può andare oltre alla musica, ci si può arricchire di più e soprattutto quello che io consiglio durante le mie serate, ci si può letteralmente perdere all'interno cercando dei dettagli nelle opere d'arte. Il mondo del vinile appassiona tutti quanti noi, non solo con le telecamere ma anche con gli scatti fotografici. Abbiamo qui una fotografa, ti chiami? Anna Maria De Crescenzo di Spectra Foto. Da dove arrivi? Io da Napoli. Da Napoli. Ma sono innamorata di questo mondo, sia fotografico che del vinile. Quindi questo è il mio ambiente naturale in questo momento. Qual è lo scatto più bello che credi di aver immortalato in queste due giornate? Sicuramente le persone interessate ai vari scaffali, alle varie vendite, quando cercano qualcosa del loro sogno, del loro progetto, che cercavano qui e lo trovano. Gli sguardi persi. Gli sguardi persi nel pacchettino particolare che scavando riescono a trovare. Con Nicola, l'organizzatore di questo grande evento napoletano, noi chiudiamo la nostra trasmissione, ma lo facciamo in questi due giorni tirando le somme di quelli che sono stati i partecipanti, gli espositori e il movimento che si è creato attorno alla Fiera del Vinile. Allora, questa edizione in pratica ha confermato quello che è il trend di crescita dell'interesse verso il disco in vinile ed è stata dedicata quasi da parte nostra esclusivamente alla promozione del nostro nuovo progetto molto ambizioso dedicato appunto al disco in vinile, che è il primo documentario in Italia dedicato al disco. Si chiamerà Vinilici, però per realizzarlo abbiamo bisogno del sostegno di tutti gli appassionati ed è quello che abbiamo anche evidentemente detto in questi due giorni di fiera, perché è in corso una campagna di crowdfunding che si può cercare facilmente su internet attraverso una ricerca molto semplice, Vinilici Film. Chiunque può sostenere la campagna nelle prossime settimane scrivendo il proprio nome nei titoli del film e permettendo quindi di realizzare un contributo unico che resterà a testimonianza della nostra passione. Siamo arrivati alla conclusione di questa seconda giornata del collezionismo del vinile qui a Napoli. Non ci resta altro che regalarvi così un saluto, ringraziando ovviamente la Graziano Tomarchio Production e le reti regionali e nazionali che hanno collaborato all'evento, sia Telespazio TV, Calabria TV e Matrix TV Italia, e cercheremo di filmare ancora tanti altri eventi insieme, sempre eventi importanti che sicuramente attrarranno la vostra attenzione televisiva. Per il momento da Napoli è tutto. Un augurio di rivederci presto da parte mia, Alberto Mazzacuva. Alla prossima. Dietro le spalle un morso di felicità, davanti il tuo ritorna alla notte.